Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi iniziamo ufficialmente con le ricette di Natale, da come avrete potuto capire. Noi qui a casa abbiamo già fatto l'albero perché insomma porta allegria. Lo so che è molto presto in realtà, però è un periodo anche particolare, c'era bisogno di portare un po' di luce, diciamo, in generale. Poi a me piace tantissimo, io lo terrei tutto l'anno se fosse per me, però ovviamente non è il caso e quindi niente. Comunque oggi iniziamo con le ricette di Natale. La ricetta che vi propongo oggi sono i cookies americani, i classici biscotti che conosciamo tutti, con le gocce di cioccolato, belli morbidi, che insomma danno un po' quel senso di calore che dà anche poi il Natale, quindi ho pensato di inserirli in questa, diciamo, rubrica natalizia delle ricette. Spero che vi piacciono, sono veramente molto semplici da fare. Ovviamente vi serviranno pochi ingredienti, nulla di particolare, e mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se li rifarete, se vi piacciono, se li avete già mangiati. Penso sicuramente sì. E un'altra cosa, ho rifatto il mio account di Instagram, quindi se mi volete seguire trovate tutti i link nell'info box. E se vi interessa, andate a leggere l'info box, c'è una piccola sorpresa, diciamo, c'è un giochino. Se lo trovate, fatemelo sapere nei commenti. E niente, io vi lascio al video, iscrivetevi e mi raccomando attivate la campanella per non perdervi tutte le notifiche delle prossime ricette che arriveranno, perché ci saranno, secondo me, delle belle cose da seguire e da poter riproporre a casa per queste feste. A dopo! Allora, cominciamo. Prendiamo una ciotolina e mettiamo al suo interno l'uovo intero. E mettiamo anche i due zuccheri. E adesso con le fruste andremo a montarli per bene fino ad ottenere un impasto schiumoso. Ok, quando vedrete che inizierà a diventare più chiaro è perché li abbiamo montati. Adesso aggiungo, io ho l'essenza di vaniglia, potreste aggiungere anche la vanillina se non ce l'avete, il burro fuso che mi raccomando deve essere tiepidino, non caldo, e poi andiamo di nuovo a montare con le fruste. Il pizzico di sale, la farina, e vado a mescolare ancora tutto insieme. Ho aggiunto anche il bicarbonato, che mi raccomando non è sostituibile con nient'altro, quindi non usate lievito per dolci, c'è proprio bisogno del bicarbonato per andare poi a conferire la classica forma finale dei biscotti, dei cookies americani. Adesso vado avanti a impastare con un cucchiaio perché appunto stiamo ottenendo una specie di frolla. Aggiungo anche tutte le mie gocce di cioccolato. Se non le avete o preferite, potete anche tritare a mano una barretta di cioccolato. E adesso vado a finire di impastare con le mani fino ad ottenere, insomma, un composto più o meno omogeneo. Adesso vado a coprirlo con pellicola e lo metto in frigo a riposare per almeno 2 ore. Una volta tirato fuori dal frigo vado a realizzare, con l'aiuto di un cucchiaino, delle palline molto irregolari, quindi assolutamente non siate precisi perché sennò non otterremo il classico biscotto con tutte quelle irregolarità, di circa appunto 25 grammi. E li vado a mettere sulla teglia abbastanza distanziati perché poi in cottura si allargheranno e si abbasseranno, quindi avranno bisogno di un po' di spazio. Mi raccomando, non infornate subito i biscotti, tirate fuori l'impasto dal frigo, lo lasciate riposare almeno una decina di minuti e poi, anche una volta fatte le palline, aspettate ancora 5 minuti prima di infornarlo. I biscotti cuoceranno a 170 gradi forno ventilato per circa 12-13 minuti, però controllate perché ogni forno è diverso.
Rieccomi qua, allora io spero che questa ricetta vi sia piaciuta, come avete visto è davvero molto semplice da realizzare, potreste anche farvi aiutare dai vostri piccoli, quindi fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto, vi dico già anche che nell'info box troverete gli ingredienti per la ricetta della prossima settimana, faremo dei biscotti di vetro, non sto a svelarvi nulla perché sarà sicuramente una cosa molto molto carina e li vedrete in tre versioni diverse, quindi non sarà solo il classico diciamo biscotto da mangiare, ma ci saranno tre modi diversi di diciamo reinterpretare questi biscotti di vetro. Quindi se la ricetta vi può interessare segnatevi gli ingredienti, ci vediamo venerdì prossimo con la ricetta dei biscotti di vetro. Ci vediamo venerdì, ciao!